La tua solitudine al campo base è durata ben poco. Sono tornati subito indietro, ma d'altronde c'era vento abbastanza forte anche qua stamattina, quindi un po' di dubbi erano venuti anche a me, per cui me l'aspettavo a un certo punto. Vento molto forte, quindi il primo tentativo è finito. Sì, adesso magari ti racconteranno un po' bene. Io quello che noto dal campo base, visto che ci passo la maggior parte del tempo, è che rispetto a prima qua si comincia a vedere un po' di vento. Durante il giorno la calma, la quiete di vento che avevamo prima non c'è più, quindi inizia già un po' a, probabilmente a, ad arrivare un po' di vento, le condizioni un po' cambiano. Sicuramente poi insomma sopra si vedevano le nuvole che viaggiavano fortissimo, per cui si capiva che era molto freddo. I polacchi sono tornati anche loro? I polacchi sono tornati indietro, adesso sono tutti fermi al campo base e quindi adesso si tratta veramente di resettare tutto e ricapire quali saranno le condizioni e quando ci sarà la possibilità di riprovare. Il tentativo è durato poco stavolta. La finestra è durato poco, è durato un giorno e mezzo, perché abbiamo passato questa notte su a campo 1. Tra l'altro è stata anche la notte più fredda qui al campo base, perché Emilio mi ha detto che ha fatto meno 27 qui a 3580. Su non abbiamo misurato, ma il problema è che non basta solo il cielo limpido e il sole, ci vuole anche un vento. Era fortissimo, veramente, anche i polacchi anche hanno detto che era hurricane. Soprattutto c'è un polacco, c'è Tomek, che non è un, insomma, non è una mezza calzetta, ci ha provato lo stesso, ma ha fatto 100 metri e ha detto che volava via. E quindi se invece di 35 all'ora il vento arriva a 60 all'ora, è ovviamente inumano, anche perché se magari fa 30 o 40 sotto zero, con quel vento la temperatura percepita arriva anche a 70 sotto zero, quindi non c'erano le condizioni non solo di sicurezza ma umanamente di resistenza. Quindi siamo scesi tutti, polacchi inclusi, e adesso aspettiamo la prossima finestra di bel tempo, che significa non tanto il sereno, ma sperando che questi venti si abbassino, arrivino a 30 all'ora, 20 all'ora, 40 massimo, però parliamo altri giorni a 105. Se lavora a Trieste a 70 all'ora ribalta tutto, immaginatevi a 150 all'ora un uomo su un filo di festa, ti prende il vento e ti porta in India, è pazzesco. Avete anche pulito le corde, c'era dalla neve, ho visto nei vostri dispacci. Oggi, usando un linguaggio che rende molto, ci siamo fatti un mazzo atomico, perché quando siamo arrivati, quando abbiamo deciso di andare comunque verso campo 2, sapendo che il vento era forte, era perché abbiamo visto che le corde tissero sotto la neve e non le avevano tirate fuori nei giorni precedenti. E questo è pericolosissimo, perché basta aspettare ancora uno o due giorni, se le corde fisse sono sotto mezzo metro sotto la neve, basta, sono sepolte per sempre, non le tiri fuori. E questi centri di sicurezza, soprattutto a scendere, ma anche a salire a certi punti, cambia completamente. Perché arrampicare slegati, sia io che David, che altri, non c'è problemi. Ma il problema è quando scendi, magari sei anche stanco, poi magari non c'è più neve, ma è diventata ghiaccio, insomma. Era importante fare quel lavoro ed è stato veramente durissimo. Durissimo perché in mezzo alla tormenta tira fuori una corda sepolta a mezzo metro sotto la neve, non la neve farinosa, ma neve che si era già trasformata con il vento. È stato veramente duro, infatti siamo contenti comunque di questo lavoro fatto e i polacchi ci hanno anche ringraziato. Quindi adesso recuperare le forze per aspettando la prossima finestra. Essere pazienti e stare qui, aspettare il momento giusto, fare i matti su e giù.
su e giù, bruci solo energie e magari rischi di tornare al campo base con le dita nere e ti sei fottuto per sempre, non solo questa spedizione, ma anche la vita. Perfetto, grazie mille. Intanto qua cresce...